The final stop of the papal trip to Albania was the Betania Center, an institution that cares for orphans and abandoned children. At a church dedicated to St. Anthony, the Pope listened to the witness of the workers of the center. Il grazie per questa visita che va al di là di tutto ciò che avremmo potuto sperare per la nostra associazione. Ci impegniamo a pregare per lei e che la sua santa benedizione ci accompagni per tutta la vita. Ci resti vicino e le vogliamo tanto, tanto bene. Scusi l'emozione. During his address, Pope Francis highlighted the labor the center carries out for suffering children. He explained that it is thanks to places like this that faith really becomes charity. Questa fede che opera nella carità smuove le montagne dell'indifferenza, dell'incredulità e dell'apatia e apre i cuori e le mani a compiere il bene e a diffonderlo attraverso gesti umili e semplici di servizio ai piccoli. Passa la buona notizia che Gesù è risorto e vive in mezzo a noi. Pope Francis went on to say that Christians can reject vengeance and be closer to God through goodness. He also explained that doing good surpasses any amount of material wealth. Il bene paga infinitamente di più del denaro, che invece delude, perché siamo stati creati per accogliere l'amore di Dio e donarlo alla nostra volta, e non per misurare ogni cosa sulla base del denaro o del potere. Concluding his address, the Pope said that love gives Christians the strength to sacrifice for the other with joy. Before departing for the airport, Pope Francis gave the center a statue of Saint Anthony, patron saint of the institution. And as he was saying farewell, the children of the institution sang a song to thank him for his visit.